Leggiamo questa intervista. Io ho il testo qua. Intervista di Sayama. Voi vedrete solo l'immagine. Io ho davanti a me tutto il testo, quindi lo leggerò per voi. Per il lancio di questa app di Kodansha dal titolo K-Manga, dove si possono trovare tutti i fumetti di questa casa editrice, è stata realizzata un'intervista alla Jimmy Sayama, the manga artist behind the stories, questo format di Kodansha che intervista gli autori, e gli hanno fatto questa serie di domande. La prima: cosa ti ha spinto a scrivere L'attacco dei giganti? E Hajime Sayama risponde: disegnai il capitolo one shot quando avevo 19 anni e non lo toccai per 3 anni. Il mio editor mi parlò della possibilità di espandere quel mondo ed è così che mi è venuta in mente la storia. Pensavo che dei giganti che mangiavano sarebbe stata una storia interessante da vedere. Ora, io non so se voi avete effettivamente letto il capitolo one shot. Non è mai stato pubblicato in Italia. Io ce l'ho. Flexiamo. Confermo, sono l'editor. Boh, non credo. Eccolo qua. Questo è il capitolo zero dell'attacco dei giganti. Un po' diverso. Come vedete hanno delle katane. Un po' più giapponese, sembra anche più un samurai. Le katane prendono letteralmente fuoco, hanno tipo un innesco. La storia è più o meno simile, ci sono dei punti in comune effettivamente con quello che poi è diventato l'attacco dei giganti, anche se si trovano tante differenze. Questo non è quello che magari avete trovato nel volume Beginning, perché quelli sono i name dei primi due capitoli di Attack on Titan che poi sono stati rielaborati per diventare il manga vero e proprio. Questo è un one shot che ora consideriamo il capitolo zero, il prototipo, ecco, di Attack on Titan, realizzato con una tecnica molto grezza, ancora più di quanto già, insomma, non abbiamo visto nel manga. Ma nonostante questo, super interessante, così tanto poi da appunto tirarne fuori una saga milionaria. Altra domanda: qual è la tua scena più memorabile? Questo poi lo domando anche a voi. Scena memorabile per Hajime Sayama: quando Reiner rivela la sua vera identità. Ero nella stanza degli storyboard di Kodansha quando mi venne in mente la scena dopo ore che riflettevo alla mia scrivania. Ero davvero emozionato quando ci ho pensato, avevo un profondo attaccamento a come renderla grandiosa. La scena nell'anime penso sia una delle cose più pazzesche di sempre. Vogelin, Kafig in sottofondo, Bertold, Ima, Kokode, Shobua Ika. È pazzesca, è una roba da brividi, cioè io ci rifletto, la reimmagino nella mia testa, brividi interi. Fantastico, fantastico. Primo messaggio di Veins di X in chat: la vostra scena più memorabile dell'attacco dei giganti. Chiacchieriamone un po'. De Michelis dice: sarà banale, ma la cantina, purché fosse ancora scontata, mi ha messo i brividi. La mia preferita in assoluto. Penso sia stata la prima volta che vedono il mare. Ah, bello, bello, bello. Sono tutte e due poi sono conseguenziali quelle scene. La scena più memorabile, dice Brunhilde, quando Reiner si è quasi suicidato, ma non l'ha fatto per i guerrieri della nuova generazione. Anche quella è molto forte. Bellac dice: Eren che mette la sciarpa a Mikasa. Tengu, anni quando tira i calci, perché lui vorrebbe essere lì a prendersi i calci, certo. Velux dice: per me Eren che viene mangiato da Babbo Natale. Il più forte. Il mare, tocco di mano con Historia, giochi di mano, giochi da villano, vorrei ricordarti. Quando ho visto per la prima volta il gigante colossale, top, e beh, l'inizio proprio. L'uomo copertina della serie, assolutamente. Erwin che va alla carica con i soldati, dice Sas. Battaglia di Liberio, Alex Nick, quella del bambino che viene schiacciato, tremendo. Cocosbit, la mia scena fra le varie è quando Grisha si rende conto di essere sempre stato manipolato da Eren. Marò. Tremendo. Forse la scena in cui Eren impazzisce e dilania il gigante di Annie, quando il muro si spacca ed esce fuori il volto di un gigante dentro le mura. Che poi quella è nell'anime è molto diversa rispetto al manga. Si sono inventati un po' di cose là, eh. Sarò un normie, ma quel primo episodio con quella citazione a Saturno che divora i figli mi piace ancora. Certo, Goya è molto presente in Attack on Titan. Ok, ok, andiamo avanti con le domande.
chiedono a Isayama qual è il tuo personaggio preferito e lui dice prima Jean, anzi Reiner. È un personaggio su cui ho riflettuto molto nella sua creazione, è uscito fuori completamente diverso da come mi aspettavo, mi è davvero piaciuto disegnarlo. Insomma, si vede che Reiner è un personaggio a cui tiene, ma in realtà anche Jean. Jean ha un glow up veramente importante nella serie, comincia che è un po' il rivale bulletto di Eren, personaggio che a Napoli definiremo Chiattillo, poi diventa un amico vero, entra nel gruppo degli stupidi, cioè il trio degli idioti, composto da Jean, Sasha e Connie, però diventa fortissimo, un vero capo, cioè prende delle decisioni che altri non riuscirebbero a prendere ed è importante, questo fa la differenza in battaglia. Reiner, d'altro canto, è una versione un po' distorta di quello che è Eren. Non sono lo stesso personaggio diviso, sono molto diversi tutti e due. Reiner è probabilmente quello verso il quale proviamo più empatia perché è quello che mostra di più i segni del condizionamento, della guerra, della difficoltà di accettare il proprio ruolo e insomma ha anche delle cicatrici psicologiche molto forti che non fa nulla per nascondere, soprattutto al lettore, insomma, i suoi momenti di fragilità ci sono sempre mostrati, quindi un personaggio molto interessante da approfondire. Gli chiedono anche, in molti capitoli non c'è il protagonista, e lui fa, non era mia intenzione di seguire un solo punto di vista. Prima di questo manga ho disegnato 2-3 one shot, non si ricorda nemmeno quanti ne ha fatti, cioè tra 2 o 3 non è come di 15-16, su 2 o 3 te li ricorderai se sono 2 o 3, è poco. Il punto di vista non era mai su un solo personaggio, cambiava spesso, a me sembra normale, perciò è così che ho disegnato il manga. In realtà è particolare, è una cosa molto particolare ed è una cosa che è arrivata forse con il cambiamento dei manga dagli anni fine anni 90 in poi. Solo pochi si sono, diciamo, potuti permettere il lusso di continuare a raccontare dal punto di vista del protagonista tutto, come Naruto e Hunter x Hunter, per esempio, che poi sono gli eredi di Dragon Ball, perché Dragon Ball ha cambiato veramente le regole del gioco. Forse solo loro due, però, come veri eredi di Dragon Ball, sono riusciti a mantenere un po' quello stile e farci vedere principalmente quello che fanno Naruto e Gon, seppur, insomma, poi qua e là vediamo quello che fanno Sasuke, vediamo quello che fa Hisoka, eccetera eccetera, però la maggior parte del tempo è tutto POV del protagonista ed è una cosa effettivamente innovativa, molto diversa da quello che si faceva prima, avere tutti questi personaggi che ci raccontano il loro punto di vista sulle cose rende anche più intrigante il racconto, però è un tipo di manga che necessita questa alternanza. Altra domanda, cosa viene prima, storia o disegni? Non penso mai a scene e dialoghi in modo separato, ma nell'insieme, mai in maniera separata. Ok, effettivamente molti mangaka, e questo lo so per esperienza e per informazioni apprese in maniera diretta, molti mangaka tendono a creare prima il personaggio e intorno la storia. Creare una storia e rimanere fedeli a quello che si sta raccontando per i mangaka è un po' complicato, non perché sia impossibile, ma i manga sono spesso una evoluzione costante di una storia che sembra funzionare. E la domanda successiva è come crei i personaggi? E infatti, a riprova di quello che vi dicevo, creo i personaggi prima disegnandoli e mentre faccio lo sketch modello la personalità del personaggio basandomi su cosa sarebbe in linea con il loro aspetto. Ecco, questo io ringrazio Isayama per aver dato questa risposta perché secondo me è importantissima. È una risposta che sembra scontata per alcuni, per altri anche superficiale, ma come? Non teniamo conto delle personalità junghiane? Il modo in cui noi facciamo sceneggiatura è completamente diverso da come fanno i giapponesi. Perciò io ripeto sempre questo, soprattutto quando ci sono gli adattamenti live action. È importante che si mantenga la caratterizzazione esattamente come è stata fatta nel manga. Ora non voglio saltare di palo in frasca, ma vedere Usopp senza il nasone e Sanji senza il ricciolo sul sopracciglio
nel trailer dell'adattamento Netflix di One Piece significa venire meno alla caratterizzazione originale del personaggio, che fra l'altro attraverso quegli elementi nasconde, cela e poi verrà rivelato una parte fondamentale proprio della personalità, del carattere, della lore, della storia di quel personaggio. Quindi è fondamentale che i personaggi siano identici a come li hanno creati i mangaka, perché loro partono prima dall'estetica e dall'estetica creano la storia. È un processo un po' al contrario rispetto a quello che facciamo noi, che magari partiamo prima da una storia e dentro quella storia ci facciamo muovere i personaggi. Però io vi assicuro che talvolta è molto più semplice ispirarsi magari a degli amici, a delle persone vere, creare un bel design e dargli un po' delle personalità dei vostri amici, di persone che conoscete che esistono davvero, dei tic nervosi, qualcosa che li renda umani sostanzialmente, perché così sono più verosimili. I giapponesi, essendo sempre fedeli all'estetica prima di qualsiasi altra cosa, fanno prima il character e poi dentro ci mettono qualcosa. Com'era il tuo programma mensile? Gli domandano, anche perché vi ricordo che Attack on Titan usciva su Besatsu Shonen Magazine, che era ed è ancora una rivista mensile, quindi usciva un capitolo ogni 30 giorni dell'Attacco dei Giganti. Isayama fa: passavo 2 settimane a disegnare, una a creare la storia e la quarta me la prendevo di pausa. Ora, anche questo è molto importante. 2 settimane a disegnare, una a creare la storia e la quarta di pausa. Cosa significa? Il mondo in cui Isayama ci ha detto che crea il manga, quindi non pensa mai a scene e dialoghi in modo separato, ma nell'insieme. Significa che per 2 settimane disegnare è fare name, quindi bozza, storyboard, bozza del fumetto disegnata con già dentro tutto quello che serve per creare la storia. E la storia sono quello che dicono i personaggi, quello che fanno, quello che accade, il contesto, magari un collegamento, una frase, una parola. Quindi sembra, di nuovo, un processo completamente all'opposto nostro, ma in realtà è tutto molto coeso. Disegnare non significa semplicemente faccio il disegno e poi dopo ci metto i testi dentro. Non è scuola Marvel questa, scuola Marvel dell'inizio, eh? Significa che lui creava già una bozza con più o meno quello che doveva succedere, sostanzialmente, e poi la storia sono effettivamente le parole, i dialoghi, quello che devono dire i personaggi, però basandosi su quello che si era prefissato di far dire ai personaggi. Poi la quarta di pausa è un lusso incredibile che molti non hanno, eh? Quando hai deciso il finale? Ho pensato alla storia sin dal principio, ci stiamo credendo tutti. Però poi dice subito dopo, certo, non nei minimi dettagli, ma al suo flusso generale. Ogni mese aggiungevo spontaneamente delle parti. All'inizio la storia si sarebbe dovuta concludere in 2 volumi. E attenzione, ho visto questa informazione rimbalzare su alcune pagine Facebook, Instagram, su alcuni siti, come se fosse una notizia eccezionale. Oh mio Dio, l'Attacco dei Giganti poteva finire in 2 volumi. No, tutti i manga possono finire in 2 volumi, tutti, dal primo all'ultimo. Perché a seconda della casa editrice c'è un tempo standard in base al quale si decide se una storia prosegue oppure no. Se una storia non vende, la storia viene chiusa. Shonen Jump aveva un range davvero minimo, ma parliamo proprio di settimane, tipo 6 settimane, 12 settimane, che significa un mezzo volume, un volume qualcosa. Se non riesci a vendere bene in questo lasso di tempo, serie cancellata, distrutta. E Jump veramente ha fatto i cadaveri con questa storia. Sono delle serie, c'è stato il periodo nel 2020-2021 che tantissime serie iniziavano, qualche settimana dopo, boom, cancellate. Cioè io ho visto il sommario di Weekly Shonen Jump cambiare così tanto nel giro di un paio di anni che era assurdo. Non si riusciva a trovare una serie che fosse valida, sostanzialmente. Quindi che l'Attacco dei Giganti si sarebbe concluso in 2 volumi è una cosa normalissima. 2 volumi significa 8 mesi. Aveva 8 mesi di tempo, 8 capitoli. Se in 8 capitoli non ce la faceva, si chiude. E come fanno a capire quale serie piace e quale serie no? Ci sono dei sondaggi, cioè con le riviste
ci sono queste cartoline che i lettori scrivono, compilano e dicono: questa serie mi è piaciuta più di un'altra, questa meno di un'altra. Fanno la loro top del sommario, la mandano in base a quello che il pubblico decide, quelle serie vanno avanti o vengono cancellate. Il pubblico decide veramente l'andamento di una storia in tutti i sensi. È tosta, e dice, continua: ero così disperato in merito al fatto se la serializzazione sarebbe continuata. Dopo aver guadagnato un po' di popolarità, pensai al disperato finale. Avevo quella storia in mente all'inizio, ma iniziai a dubitare di quella direzione. Ma le basi diventavano più solide man mano che scrivevo fino a quel punto, perciò la storia si è conclusa nel modo in cui avevo previsto vagamente. E infatti è chiaro che tutto fosse molto vago. Ma in generale, ora vi spiego più o meno come funziona, poi dipende da contratto, casa editrice, eccetera. Però di solito quando proponi una storia, come funziona? Prima di tutto non si propone una storia così dal nulla pensando c'ho l'idea della vita, non funziona, non succede così. Si viene scelti, ci si propone con delle storie brevi, si fa vedere che cosa si sa fare, un editor che ti prende in simpatia decide di pubblicare qualche storia breve tua e vedere come va, se funzioni, se piaci, se sei capace di raccontare una storia più lunga. Dopo che ti sei fatto questa gavetta che può durare qualche anno, infatti Isayama ha detto io ho fatto il capitolo 0, che poi diciamo ci ho rimesso mano all'Attacco dei Giganti 3 anni dopo. Dopo questi vari esperimenti con questi capitoli di poche pagine, il suo editor ha deciso che era il momento giusto per poter provare a fare una serie lunga. Quando poi si decide di fare la serie lunga, bisogna far sapere alla casa editrice cosa vuoi raccontare, quindi inizio, centro e fine. Perché? Se non va bene quella storia, da tutto quello che abbiamo detto prima, insomma, decide il pubblico, manda le cartoline, quella storia non va bene, bisogna tagliarla, devi dare un finale. E soprattutto l'editore vuole sapere se quel finale è congruo con quello che di solito raccontano. Poi, casi incredibili e speciali, come l'Attacco dei Giganti, che è diventato così famoso, tanto da poter permettere ad Isayama anche di cambiarlo, questo finale, perché è palese che all'inizio stesse raccontando tutta un'altra cosa, e grazie insomma a questa popolarità che ha ottenuto, molti elementi sono cambiati, ma sia nella narrazione centrale che nel finale. Poi chiaramente ognuno di noi ha le sue illazioni. Io ho sempre ipotizzato che ci fosse qualcosa un po' alla The Island, perché essendo lui un grande fan della fantascienza e conoscendo Muvluv Alternative, mi è sempre venuto da pensare che l'inizio del manga era una specie di viaggio nel tempo dove loro in realtà vivono dentro questo mondo medievale, ma fuori c'è il futuro. Poi tante cose sono cambiate, però ripeto, è un mio pensiero, una mia illazione. Nessuno sa se è vero. Poi un giorno, se incontrerò Isayama, gli metto Muvluv Alternative davanti e gli dico: doveva finire così, hai capito? Così dovevi fare. Così dovevi fare. No, non sta cazzata la Game of Thrones. Hai capito? Che è una cazzata. Domandona importante. Aspettate. Domandona importante. C'è un messaggio in quest'opera? Risposta di Isayama. Volevo che i lettori si godessero la storia a loro modo. Puoi pensare che sia inquietante, puoi pensare che sia interessante. Se la storia ha un messaggio, sarebbe semplicemente questo. Signori, un applauso alla risposta più paracula di sempre. Pensate quello che volete, io non vi dico niente. Un grande. Se n'è veramente lavato le mani. Sì. Fate quello che volete. Pensate quello che volete. Allora, capiamo un attimo, perché non è un modo sbagliato di rispondere in questo momento che la storia sta ancora proseguendo con l'anime. Non ha ancora una vera e propria fine, cioè non sono passati 10 anni dalla fine di Attacco dei Giganti, è passato un anno, ok? È presto, è fresca, molte persone la stanno ancora scoprendo, è diventato un instant classic, ma nonostante siano passati 10 anni dalla trasmissione dell'anime, e quest'anno finirà, e un po' di più, ci ha messo 11 anni di pubblicazione manga per completarlo, e ora stanno passando ancora altri anni, è ancora presto per poter mettere un punto finale, perché se lui dicesse quello che volevo raccontare è questo, si chiude
qualsiasi discorso sull'attacco dei giganti, non esiste più un discorso, perché se l'autore dice ho fatto questa storia perché volevo insegnare questo, tutte le teorie, tutta l'indeterminatezza, tutte le riflessioni muoiono automaticamente. Quindi, secondo me, non è sbagliato rispondere in questo modo, è sbagliato proprio fargli la domanda. Chiedere qual è il messaggio dell'attacco dei giganti è qualcosa che diventa complicato per lui da rispondere. E aggiungerei un'altra cosa, che secondo me l'autore non deve parlare troppo dell'opera. Siamo noi, è la critica che deve riflettere su questo e deve creare una deontologia eppure una spiegazione. La spiegazione non la deve dare l'autore, perché se l'autore dà la spiegazione è finito, cioè noi non abbiamo niente da dire, non dobbiamo parlare più di niente. Una volta che l'autore ha determinato una cosa, cosa dobbiamo interpretare? Ma loro lo sanno benissimo che i manga giocano sul fenomeno della closure e quindi con il tuo cervello vai a riempire i buchi, vai a creare movimento, azione, ti sovrapponi al manga e lo traduci con la tua matrice, sbagliando, perché chiaramente lo sa solo Isayama quello che voleva raccontare, nessuno di noi lo sa. Davvero, noi possiamo solo assorbire, cercare di interpretare e raggiungere una risposta in base a dei codici di decodificazione che noi abbiamo imparato nel tempo, che, non essendo giapponesi, sono sicuramente sbagliati, partiamo da questo presupposto, che non conoscendo il suo vissuto sono ancora più sbagliati e che molto spesso la gente soffre dell'effetto Dunning-Kruger, si sopravvaluta molto e crede di aver capito tutto quando non ha capito niente. Perciò, siccome loro sanno che la maggior parte del successo di questa opera si basa sulle chiacchiere, vere e false, sulle informazioni liccate, vere e false, sulla discussione dei temi, veri e falsi, non mettono e forse non metteranno mai un punto a tutto questo. Però, ripeto, cioè, per me non gliela dovevano proprio fare questa domanda. Qual è il messaggio dell'attacco dei giganti? È una domanda sbagliata e lui non può rispondere a questo. Se risponde è finito il giochino, finito il soldino. No, non si fa. Poi chiaramente ognuno di noi ci trova un messaggio, ci trova un senso a quella storia. Cioè, per me, per esempio, è un inno alla libertà totale. Avere anche la libertà di fare una cosa sbagliata. La sto riducendo ai minimi termini perché non è questo il momento di discuterne, però avere anche la libertà di compiere un atto criminale. In generale parla di libertà questa storia. È proprio molto basic, è chiaro, questa è proprio la cosa più ovvia. Quindi stiamo veramente riducendo tutto ai minimi termini. Poi dentro tutti i personaggi hanno una complessità incredibile. Ci perderemo le ore, secondo me, a parlarne. Ed è giusto pure perderci le ore perché è proprio bello l'attacco dei giganti. Però non è questo il momento. Altra domanda che gli fanno è: cosa ne pensi dell'America? Domanda spinosa proprio questa. Isayama risponde: è vivace, con molte persone piene di energia. Mi sono sentito anche io pervaso da questa energia. Era davvero forte l'atmosfera di apertura mentale. Atmosfera di apertura mentale in America, con l'alt-right che fraintendeva ogni cosa accadeva in quel manga. Capiamo. Se viene in Europa, allora che pensa, scusa? Cioè, no, c'è venuto in Europa, perché non gli hanno domandato niente sulla Francia. Gli domandano solo cose sull'America. Cosa ti ha reso felice dell'America è la domanda successiva. Ero felice che le persone mi abbiano detto direttamente che il manga era interessante. Non ci sono spesso queste occasioni quando realizzi un manga. Ho speso i miei giorni a disegnare costantemente manga nella mia stanza, quindi mi ha emozionato sapere che il mio manga ha raggiunto delle persone così lontane. E immaginate il lavoro di quest'uomo, chiuso sempre dentro casa, a fa manga dalla mattina alla sera, e nessuno che gli dice mai bravo. Cioè, nessuno tipo gli ha detto mai continua così. Mio Dio. Cioè, chiaramente, sono sicuro che lui capisse quanto stesse diventando importante l'attacco dei giganti, basandosi semplicemente dal successo, dai soldi, banalmente, da quelli che entravano per le royalties, per i contratti, l'animazione, i giocattoli, il film live action in Giappone che hanno fatto, una zozzeria però divertente. Cioè, penso si rendesse conto, la statua dei tre bambini che hanno messo nella sua città natale, cioè, credo che lui
capisse quanto era diventato importante l'attacco dei giganti. Penso sia questo un discorso un po' più egoista, nel senso, io ho lavorato tutto il giorno, però nessuno mi veniva a sostenere. Non perché lui debba vantarsi di questa cosa qua, però, cioè, ci credo che è così. Ci credo che tipo nessuno gli dicesse bravo, bravo, stai facendo bene. No, no, era sempre un clima di terrore, di paura. Non cacare fuori dal vaso, non cacare fuori dal vaso, perché qua succede il 48, stai attento. Come Oda, ma senza complimenti. Bravo, bravo. E poi chiude questa intervista con un messaggio per i fan americani. Per le persone che conoscono solo l'anime o il titolo della storia, credo che inizialmente sarebbero sorprese di quanto brutti siano i miei disegni. E poi continua, dice, sì sì, sono davvero brutti. Sono sorpreso che la gente abbia davvero letto il manga nonostante ciò. Anche se la gente lo facesse solo per confermare quanto sia disegnato male, spero che proverà a leggerlo. Ormai, boh. Dopo questa affermazione immagino che Kirio debba stare muto sulla questione dei disegni di Isayama. Allora, secondo me qua Isayama è stato un po' furbetto. È stato un po' furbetto perché... Allora, ragazzi, lo sa benissimo che non sapeva disegnare. Lo sapeva il suo editor che gli faceva fare esercizi su esercizi. E quindi ogni volta lui doveva impratichirsi da capo, doveva reimparare da capo, anche perché non sapeva fare niente. Per me i disegni sono belli, non capolavori, ma belli. Vabbè, che una cosa sia piacevole è un conto. Cioè, tipo, chiaro, chiaro, anche io penso siano... Cioè, che abbia un modo di raccontare che è coinvolgente e che funziona. Poi, quei disegni, io posso trovarli piacevoli nel loro insieme, ma chiaramente, presi singolarmente, sono veramente dei disegni orrendi. Però io penso che qui Isayama sia stato molto furbo, perché ha messo le mani avanti, ha detto, io lo so che non so disegnare, però pure solo per confermare che non so disegnare, compratevelo. Quindi questa umiltà giapponese che arriva, che poi è una umiltà che sotto sotto ti dice, sai, io non lo so fare, però sono diventato un milionario con questo non lo so fare. Dacci un'occhiata, perché io non so, non sapendo disegnare, ho creato una storia che ha coinvolto il mondo intero. Magari anche tu ci puoi arrivare a questo livello, che poi è un grande inganno, perché saper raccontare e saper disegnare sono due cose completamente diverse. Isayama ha saputo raccontare, erano coinvolgenti i suoi disegni, il suo manga, il paneling. Poi i disegni singolarmente erano una merda, siamo tutti d'accordo. Ma saper raccontare è un conto, saper disegnare è un altro. Saper disegnare senza saper raccontare, sei un illustratore, non sei un fumettista. Peppe Palmentieri dice, immagina se fosse arrivato un tizio al suo studio mentre disegnava a dirgli che non sapeva disegnare prima del successo, eh? Ma praticamente è quello che il suo editor gli ha detto sempre. L'editor, mentre lui faceva l'attacco dei giganti, gli faceva disegnare le pose delle mani, sempre, i volti, sempre. Perché quello non sapeva fare niente. Quindi faceva, tipo, la mattina allenamento, la sera il manga. E così, per mesi, anni in realtà, perché lui non sapeva proprio fare niente. E quelli facevano, fra, ma non lo possiamo vendere questo, cioè, ti prego, devi migliorare un pochettino, perché è proprio invendibile questa roba. Oh, veramente, oh, frat tuoi, oh, veramente. Capisci, boh. Possiamo dire un Tite Cubo all'opposto. Molto all'opposto, all'oppostissimo.